approfittare della caduta inaspettata della capolista Newcastle United è l'imperativo per Piedilucco e Liverpool e Alex, che si affrontano in un match delicatissimo. E c'è anche l'ex della sfida, Michele Passeri, che va subito a servire Giachetti, bravo Verde a opporre resistenza. Si fanno vedere i gialloneri, Viali qui riesce a passare, Carollo, toccato duro, calcio di punizione. Una punizione che batte il portiere Verde, specialista, che non sbaglia. La palla passa tra la barriera, sulla bordata di Simone Verde, che fa 1-0 per il Liverpool di Ares. Che insistono a giocare poi qui con la buona giocata di Romualdi, che va dentro per Carollo, piazzato, precisissimo, ed è gol del 2-0. In scioltezza in questa via di gara la formazione in maglia giallonera, con la giocata vincente di Alessandro Carollo. Ancora Carollo, le sue giocate le chiuso in maniera regolare, la riparte Passeri, che vede e provvede verso Giachetti, che in qualche modo riesce a eludere l'intervento di Verde, a buttare il pallone in porta e riaprire subito il match. Reazione dei Viola di Lago, bella giocata di Passeri, ma ancora più bella la finalizzazione di Ludovico Giachetti. Insiste da Piedilucco, Passeri scalda i motori col suo mancino, ma che termina lato. Allora Viali, serpentina personale, gran giocata del 21, Viali fa tutto da solo, fa tutto estremamente bene e segna il gol del 3-1. Michele Viali, uno dei protagonisti di questa via di stagione, uno dei nuovi volti del Liverpool di Ares, fa centro, ma la reazione è ancora affidata a Giovannini, in questo caso, che va con una bordata di destra all'angolino, un grandissimo gol che sancisce la rete quindi del 3-2 nel finale di tempo. Poi ci sarà un cartellino azzurro per Bartolucci. Prima di questo c'è la bella parata di Carlini, l'azzurro quindi a Bartolucci, che però non troverà benefici perché il Piedilucco sbatterà sul muro giallonero. Bravo qui Severoni a chiudere, e così finisce il primo tempo. Nella ripresa però lo scenario non cambia nel copione dello spartito di questa partita. Carollo qui cerca la giocata, viene cinturato, non c'è fallo, sono direttore di gara, queste sono le immagini, nonostante le proteste della panchina. Poco dopo ancora Carollo si rialza e viene messo nuovamente a terra fuori dall'area da Carlini, che verrà in questo caso ammonito dalla Pietro Singh. Insiste però la formazione giallonera, che gira che ti rigira, trova il gol sulla grande invenzione di Carollo, si fa trovare pronto Romualdi, suona in porta, che sospinge il pallone con la testa dentro, rete dunque del 4-2 con Luca Romualdi. Il Liverpool adesso ora va in scioltezza, Romualdi è scatenato, la lascia lì per Carollo, che elabora il destro potente e centrale, gol perché Carlini va a terra, ed è la rete del 5-2. Ancora Alessandro Carollo protagonista, e non finirà qui di stupire con le sue giocate, ma un altro che ha giocato è Passeri, finta di corpo, va col mancino, pallone in rete, Verde non lo vede, gol del 5-3, prova a tirare sulla testa i ragazzi di Romani, che però dietro sbandano, e come, guardate qui la giocata di Carollo, però sensazionale, per caparbietà, classe e prepotenza fisica, riesce a tenere vivo questo pallone, la gioca per Romualdi, che calcia, Carlini para, ma ancora su schema da fallo laterale, Carollo si inventa un colpo di tacco che merita gli applausi di tutti, una giocata semplice fatta da lui, ma che banale non lo è per niente. Alessandro Carollo ancora, Passeri reagisce subito, quarto gol per il Piedilucco, ma è soltanto una chimera questa rete di Passeri, che ha provato a tirar su a scuotere i suoi, un Piedilucco che questa sera si è visto però in difficoltà nella fase difensiva, anche se qui Cattolini spinge e calcia fuori, ma infatti ogni volta che riparte la formazione giallonera fa male, come in questo caso con Carollo, scivola un difensore, Carollo tu per tu col portiere, la può accomodare per Bartolucci, gol facile facile, Carollo manda in gloria anche i compagni, buono l'assist di Carollo, tapin comodo per Lorenzo Bartolucci. Ancora Passeri, va col mancino, ma termina lato, insiste ancora, qui c'è una situazione un po' particolare, che si beccano un po' Bartolucci e Giovannini. Cattolini ne spinge il compagno, manda a terra, e di fatto lancia il contropiede avversario con i gialloneri in 3 contro 2, che con tocchi di prima, semplice semplice, Angelici va da Carollo, a sua volta verso Romualdi, che sospinge il pallone in porta anche lui, doppietta personale per Luca Romualdi. Carollo, tra gol e assist, è praticamente onnipresente. Nel finale Piedilucco ci prova con Capotondo, che prova in qualche modo a battere la resistenza targata Verde, ma l'occasione più ghiotta c'è ancora Carollo, che però una volta tanto si fa ipnotizzare da Carlini, alla passi ancora verso il Capotondo, che trova la parata di Verde, e su queste immagini finisce il match. Liverpool Alex avvicina la vetta, la squadra giallonera sembra ora sì una bella squadra, una bella armata per vincere questo campionato.